da questa nuova e bella puntata. Allora, intanto dove siamo? Lo diciamo insieme a una signora, mi aiuti a fare insomma questa puntata. Dove siamo? Siamo a Moncalieve. Ah, esattamente, come si chiama questo posto? Borgo Mercato. Foro Boario, ex mercato del bestiame. Bestiame, sì. E perché siamo qua? Perché c'è la festa della trippa, fanno la trippa. Ma a te piace la trippa? Mamma mia, non vedo l'ora che arriva. Ma senti, a casa la cucini? La cucino, sì, qualche volta. E con le patate, con il sugo, però questa qua è più buona, Bisogna dire la verità, com'è buona questa. Bene, ti ringrazio, allora inizia a metterti in coda perché insomma qua non è mica una cosa facile. Intanto spieghiamo a chi non conosce questa grandiosa manifestazione. Vedete lì, allora intanto c'è la legna, dunque questa è la prova provata che insomma questa trippa viene cotta a legna in una pentola gigante, con tanto di mestoli, accessori. E poi ci sono più persone che da stamane alle ore 5 sono lì che girano perché insomma sono davvero tantissime porzioni, ma noi questa volta dobbiamo riuscire a capire gli ingredienti e soprattutto la ricetta che ovviamente è bandita, ma noi vediamo un po' se questa volta ci riusciamo. Allora intanto la telecamera ovviamente mi segue. Noi iniziamo a spiegare che in questa manifestazione ci sono due modi per mangiare questa trippa, la trippa di Moncalieri. Il primo è quello di stare qua con noi tutto il giorno, il secondo è quello di portarsela a casa. E oggi scoprirete che è strano ma vero, ma sono davvero tante le persone che preferiscono mangiarla a casa. È ancora un po' presto, dunque non c'è tantissima fila, ma come vedete ci sono già, diciamo, i primi, come potremmo chiamarli, gli ansiosi, quelli che insomma desiderano prendere le prime porzioni. Posso, vado, chiedo scusa per le spalle, ma insomma il nostro programma è anche questo. Buongiorno a tutti, ma da che ora siete qua stamane? Io sono mattiniere dalle 8, via. Vabbè, ma che esagerazione, alle 8, capisco andare al mercato alle 8, ma venire dalle 10:30. Mi fai vedere, posso darti del tu, sì? Che ti sei portato qua? La pentola a pressione. Ma perché la pentola a pressione? Mica la devi cucinare tu sta trippa? No, ma per gli amici. Perché oggi scopriremo che molte persone, anziché i contenitori, usano le pentole a pressione. Ma perché così rimane calda? È calda e poi ce ne sta di più. Tu cosa fai con questo telefonino? Faccio il vostro lavoro. Tu contemporaneamente film. Sì, sì, sì. Fammi vedere qua che così. Anche tu con la pentola a pressione. Questa è la settima edizione, ma succede sempre la stessa cosa. Mi dovete spiegare perché siete sempre soltanto uomini, a parte qualche eccezione. Ma dove sono le mogli? Perché venite voi? A casa le donne. Guarda lì, guarda le lì. Donne a casa. Come si chiama tua moglie? Eva. Eva, e dove è Eva? Diglielo un po'. A casa. A casa. Cosa fa? Intanto lei, diciamo, lei non la mangia la trippa, quindi non è interessata. Allora Simone, facciamo vedere un po' questa coda, perché adesso io non vorrei così condizionarmi, ma secondo me ci sono più uomini che donne in fila. È vero o no? Ma è incredibile, ma guarda le mogli che furbe che sono, mandano voi, sì? Mandano voi a comprare la trippa? Sì, noi. Siete contenti voi di fare questa cosa? Con la scusa dicono andatevene un po' fuori di casa. Tutti gli anni. Con la scusa di andare. Ma senti, quante porzioni comprerai? Ma io 2-3. Ecco, e poi dopo a casa con cosa l'abbini? Con l'altra cosa che fa mia moglie. Io voglio ringraziare anche tutti i fotografi che sono con noi durante questa manifestazione. Allora, questa è la fila delle persone che andranno a casa, te compresa, porzioni noi, 7 porzioni. Mangiamo con i nonni. Che bello. Allora, chi siete? Raccontami. Siamo la mia famiglia con i due bambini, e papà e poi i miei nonni, i genitori, mangiano con noi. Ad esempio abbini le patate, aggiungi qualche cosa? No, non aggiungo niente, solo un buon vino che è quello rosso. Ci vuole, rosso assolutamente, rosso. Sì. Cos'hai già comprato? Il pane. Pane? Sì. Buono, sì. Perché la trippa si mangia col pane. Si mangia il pane, certo. Tu la mangerai a casa, perché questa scelta? Ma perché la fanno buona? No, dico, perché non te la mangi qua?
No, perché c'ho mio figlio che ha un po' di influenza, allora faccio che mangiarmela a casa. Poi diciamoci la verità, a casa il tuo vino, il tuo pane, poi dopo ti fai il tuo caffè. Voglio dire, forse queste, diciamo, mangiate tra virgolette così fuori casa sono belle, ma stancano anche un pochettino, no? Sì, perché ieri sono andato a un matrimonio e sono cotta. Cosa hai mangiato a sto matrimonio? Uno spettacolo, una cosa eccezionale proprio. Si chiamano gli sposi? Massimo e Silvia, che sono i miei nipoti. Imbarazzante, devo dire, perché qua praticamente è un mare di trippa. A me personalmente piace, però insomma vederla così tutta insieme. Tra l'altro buongiorno, buon lavoro, complimenti, perché mi dicono che da stamane alle 5, ma fate sempre lo stesso movimento da stamattina, alla faccia, è praticamente una ginnastica, eh? Allora voi non potete parlare perché insomma siete incantati su questo movimento ondulatorio. Posso andare di là? Vado? Vorrei parlare con questo ragazzo qua, non mi ricordo. Roberto, vengo io da te, ti vedo un po' preso, tu dirai che noia Eli arriva sempre nei momenti meno opportuni, eh? Allora, come va? Benissimo, benissimo. Raccontami un po', quando avete iniziato? Abbiamo iniziato stamattina alle 5. Cosa hai fatto per prima cosa? La prima cosa accendiamo il fuoco sotto, facciamo scaldare l'olio nel intercapedine. Scusa, prima domanda, il fatto che è cotta a legna fa la differenza, suppongo? Sì, vero? Ovviamente, ovviamente, la legna fa la differenza. Ok, poi hai fatto il soffritto? Poi abbiamo buttato il soffritto e poi abbiamo buttato la trippa. Cosa ci hai messo nel soffritto, me lo dici? Allora, cipolla, sedano, carota, pomodoro e basta. Senti, non voglio approfittare della tua buona fede perché Paolo Casto mi dice sempre che la ricetta non me la può dire, adesso non vorrei che poi tu me la dici. No, e poi no, dopo io ho detto solo gli ingredienti, poi c'è l'arma segreta per renderla buona. Allora, la mia telecamera riesce ad andare là? Se non si appanna troppo? Perché io volevo far vedere a casa, vedete che ci sono tanti pezzi di trippa, no? Ricordiamo, quali sono i principali? Allora, il principale è la trippa larga, quella che si usa più, e poi ci mettiamo il quaglietto, che in Toscana lo chiamano lampredotto, qua noi il quaglietto, e basta. Questi sono i due principali prodotti che si usano, tutta roba italiana, piemontese tra l'altro. E questa, Moncagliarese. Moncagliarese, qua del territorio. E questo prodotto qua da adesso in poi verrà distribuito anche nelle macellerie, nelle vaschette già monoporzione. Bello, bello. È una novità, una cosa, un gusto molto buono, quindi chi non ce la farà assaggiarla qua perché finirà presto, speriamo, ma sicuramente la potrà trovare, quindi il gusto rimane sempre. È una cosa molto importante, molto utile, perché tante persone amano questo prodotto ma non lo sanno cucinare, o ancora meglio non lo vogliono cucinare. Infatti, quindi... Sì, Roberto, allora io ti ringrazio. Perché ora devo andare al tavolo, perché insomma c'è tutta un rito per iniziare questa degustazione. Rimanete là, perché insomma è una giornata molto divertente. E il profumo, queste tre cose devono essere molto importanti per dare l'ok a voi cari cittadini per l'inizio della distribuzione. Per me è ottimo e tutto per la qualità. Possiamo cominciare tranquillamente a distribuire, perché il grano è super. Allora, la trovo buonissima, perché
en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que me sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que me sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Come avete notato dalle immagini, insomma, la confraternita di Moncaglieri insieme al sindaco della città di Moncaglieri, Paolo Montagna, e ovviamente tutta l'amministrazione, ma soprattutto anche tanti esperti, amici, hanno assaggiato la trippa, me compresa, perché anche io quest'anno per la prima volta ho deciso di fare l'assaggiatrice e ho detto che insomma la trovavo non salata ma saporita e soprattutto cotta al punto giusto e anche profumata, perché ricordiamo che questi sono, diciamo, i tre punti da superare. Cioè, la confraternita dice che un prodotto è buono quando non è troppo salato, comunque salato al punto giusto, quando profuma anche, ma soprattutto, aiuto aiuto, mi sono dimenticata la terza cosa, quella terza cosa abbiamo detto sale, abbiamo detto profumo, cottura, deve essere cotta al punto giusto. Secondo me aveva tutte e tre le cose, ma adesso torniamo a loro. Ah, ma che carini, quest'anno abbiamo dei contenitori diversi, ma che belli che sono, anche perché insomma la plastica inquina, dai. Infatti, e poi l'anno scorso cedeva la plastica anche. Avete avuto una gran bella idea, però bisogna andare subito a casa, non è che tiene tanto, di corsa, di corsa, di corsa. A meno che si è furbi, come ti chiami? Oh, Lina! Lina, ciao, ciao bella, come stai? Lina, brava, brava, bisogna usare la pentola, pressione. Io ho già dato, buona, tutti gli anni sono qua io a prenderla. Senti Lina, ma di la verità, ci aggiungi qualche cosa? No, niente, no, è già buona così, grazie. Io insisto, dico, forse bisognerebbe, si potrebbe aggiungere le patate, ma poi Paolo Casto mi dice di no. No, 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 assolutamente no. Mangiata... Hai visto quanti volontari, è veramente... Una... Quando che ti vedo. Ma sì, mi vedi sempre, io sono sempre con voi in mezzo alle piazze. Andiamo qua, andiamo qua, andiamo qua. Chi è tua cognata? Aspetta, spostati che devo far vedere la cognata di lì. Cara, e noi? È lei che mi fa portare. Ma fate la coda insieme. Ma certo, cara, che faccio la coda insieme. Ma adesso, ma perché non la mangiate qua? Perché ho degli anziani da andare a portargliela. Fammi vedere come si chiude la pentola a pressione. Così. Ok. Quante porzioni hai preso? Chi siete a casa a mangiare? Io, mia moglie, mia cognata e una per mia figlia che abita a Asti. Aiutami, tu sei Daniele? Daniele, sì. Come va? Molto bene, tantissima gente, siamo contenti, giornata stupenda, trippa buona, come al solito. Buonissima. Meno male, guarda, speriamo che di finire al più presto e di accontentare tutti. Quante, diciamo, porzioni ci sono in quel pentolone? Beh, pensiamo intorno ai 2-3 mila porzioni, quindi... Mi dai delle cifre per cortesia, quanti chili di cipolle? Sì. Di allora abbiamo 28 chili di 28 quintali di trippa, scusa, 80 chili di cipolle, 50 chili di sedano e 50 chili di carote, un 20 litri di olio, 20 litri di vino, un po' di pepe e sale. Il pepe si sente ma non... Eh sì, ma è giusto. Perché pepe, non peperoncino? Perché il peperoncino magari è un po' troppo forte, quindi non a tutti piace e bisogna stare tranquilli con la dose, perché sennò magari potremmo creare dei problemi a qualcuno. Bene, grazie. Saluto un amico che ci è passato davanti alla telecamera. A questo punto fermati, perché sei passato davanti alla telecamera, almeno ti fai vedere. Voglio ricordare che insomma tu nella tua vita... hai avuto anche un bar, dunque hai cucinato, hai servito da mangiare, l'hai assaggiata, ti piace? Bene, questa è una trippa che normalmente fuori non si può mangiare se non cucinata in queste grandi quantità. Io ormai sono una trentina d'anni che comunque degusto questa trippa. Io sono un po' particolare, è perfetta in tutte le sue, come si dice, in cottura, in gusto e comunque preparazione. Io quando arriverò a casa aggiungerò un pizzico di peperoncino, ma questa è una questione personale. L'ho detto anch'io prima! E quindi va benissimo così, ma cotta in questo modo, degustata, diciamo calda, appena ritirata, è il massimo della sua fragranza. Buon appetito! Grazie, grazie, buona giornata, grazie. Così! E si continua così, mi piacciono i ricordi!
gli amici che si ricordano, questi erano i dischi gialli, mamma mia, come ci facevano ballare. Forza! Dischi caldi, gelato freddo. E si va così. D'ora siamo dentro il foro Boario, dove c'è anche la possibilità di mangiare, come dire, con le gambe sotto il tavolo. Io sono vicina ad Alessandra Bellino Roci, che insomma ha seguito l'intero progetto della settima edizione di questa fiera che è diventata nazionale con il motto non soltanto trippa, vero Alessandra? Non soltanto trippa, ma eccellenze gastronomiche, cibi di qualità, cibi che raccontino quanto si mangia bene in Italia. Quanto si mangia bene in Italia? Ad esempio, cosa troviamo qua al Foro Boario di speciale? Di speciale possiamo trovare dolci, biscotti, salumi, saccati, pane, grissini. Siamo proprio in un posto incredibile, guarda quante persone sono qua con noi. E tu mi avevi promesso uno scoop. La paella con la trippa, novità assoluta che ci hanno fatto i nostri amici spagnoli e valenciani. Sì, c'è allo stand di là. Vado. Andiamo. Paella con la trippa, rimanete con me. Tremendo, io ho promesso ad Alessandra, ma soprattutto a loro, che sarei venuta a trovarti. Tu sei Miguel. Io sono Miguel. Ma sei spagnolo, Miguel? Io sono italiano, ma vivo in Spagna. Ho capito. Alla faccia, ma che caldo che fa qua, ma incredibile. Ma cos'è la piastra che manda tutto questo? Che emana il calore. Tra l'altro qua c'è scritto Made in Spain. In Spagna, ecco, vedi? Tutti i prodotti sono spagnoli. Sì, c'è paella. 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 Cosa c'è nella paella? Abbiamo tutti i frutti di mare, oggi visto la sagra abbiamo fatto un'innovazione con la paella di pesce. Partendo dalla base, cosa dovrebbe esserci nella classica? Nella classica de marisco solo pesce, poi alle volte si fa anche la mista con il pollo, ma oggi l'abbiamo fatto con la trippa. Allora, abbiamo... Mi piace questa idea un po' coraggiosa, che tu hai messo dei pezzettoni grossi di trippa. Sì. Poi mano a mano vanno cuocendo, faccio le porzioni, vanno tagliate. Prima hai fatto il soffritto, giusto? Sì. Poi adesso fai un po' di brodetto. Questo è tutto il brodetto, adesso tra 5 minuti metto il riso. Ma questo brodo qua, e di cosa è? Questo è un brodo che facciamo noi con le varie spezie. Non me lo dice. Ma cosa c'è un po' di vino bianco? No. Sì, si fa il soffritto, si fa sfumare il vino bianco, si fanno rosolare le vongole, le cozze in modo da farli aprire, poi si aggiunge il brodetto con tutte le varie spezie, quando è in bollitura si mette il riso e poi si decora. Ti chiedo ancora, qual è il tipo di riso giusto? Il riso giusto è un riso bomba che si trova solo e esclusivamente in Spagna, a Valencia. Allora non tentiamo di farla in casa con il nostro arborio, perché insomma non funziona. Si può fare anche col parbolio, naturalmente con riducendo tutto. Sì, però tu dici questo riso è quello giusto. Questo riso è quello giusto. Bene, allora Miguel, piacere di averti conosciuto, e magari dopo veniamo ad assaggiare. Buon lavoro, gira, mi raccomando, gira che brucia! Quando diciamo patatine fritte, no? Sembra una cosa banale, perché voglio dire, o le fai a casa a fette oppure le compri così sottili come piacciono ai nostri bambini. Ma poi c'è oggi questa grande possibilità e novità, che meraviglia, ovvero le patatine, come possiamo dire, stile pacchetto, però artigianali. Ma io non ci credo. Come ti chiami? Mi chiamo Simone. Ma le fate voi? Sì, sono le Agri Chips. E tu chi sei? Io sono Ilaria. Mi fate vedere come si fanno queste patatine, perché qua tutto vero, tutto in diretta. Allora fate bene attenzione.
Ilaria prende una patata grossa, giusto? Chi si è inventato questa roba? Una patata ha una grande resa, voglio dire, no? Con una patata fai fino più o meno due coni. Quindi, sì. Poi quindi dopo si prende questo ricamo bellissimo e si frigge, si butta nell'olio e tira su. No? Esatto. Veloce. Quanto ci impiega a friggere? 5 minuti più o meno. Cinque? Io pensavo meno. Sì. 5 minuti, poi dipende dalla temperatura dell'olio. E poi dopo quando si fanno fuori come sono? Così. Ma che belle! Sono veramente un'idea magica per i nostri bambini. Però, scusa, cosa sono queste? Quelli sono spiedini di patata. Ovvero? Si fanno con questa macchina qua. Allora, aspetta, adesso vi facciamo vedere. Sembriamo quelli che fanno le dimostrazioni. Allora, in questo caso sì. Ok, si infilza la patata. Io ti guardo con ammirazione. Ti piace più fare quello o questo? Questo. Lo allarghi, giusto? Che meraviglia! E poi dopo lo fai friggere anche questo? Sempre per 5 minuti. Sì, più o meno 5 minuti. Sono qua in mezzo a Luca e Martina. Devo stare attenta perché qua quasi ti ferisci. Ma Martina, scusa, io ho già visto tanti prosciutti. Ma mi spieghi perché questo è così lungo? È incredibile, chiedo al papà. Ma perché è così lungo? Perché la mia nonna la diceva che in pratica il prosciutto, come tutte le cose, deve essere lungo, non corto e fine, ma duro come un cencio, deve essere un pochino meglio, capito? Ma tu mi prendi in giro, ma mi sembra un po' più lungo di quelli che vedi normalmente in salumeria. Il prosciutto funzionerebbe così: il maiale è fatto dalla zampa e dalla coscia. Normalmente oggi la zampa viene tolta perché non rientra nelle denominazioni di origine protette, perché la zampa non è abbastanza protetta, capito? Però così fa più scena, dai. Così è più bello, perché difatti mi scambiano per uno spagnolo. Senti, perché mi dettagli ancora un po', perché io l'ho assaggiato, ragazzi, una roba, cioè voi lo comprerete, è troppo troppo buono. Guarda che meraviglia. Adesso mi giro di qua. Ma cos'è che diceva tua figlia? Di scrofa sto prosciutto. Quello lì è di scrofa. Io sono figlio di maiale, che hanno figliato due volte, e dopo la seconda figliata si fa il prosciutto. Il prosciutto viene fuori prosciutti di 23, 24, 25 kg. Sono maiali di 330 kg. Sì, ti avanzi un po' di questa. Io poi dopo passo, me la regali. Perché io la metto dentro la pasta e fagioli. Ma scherzi davvero? Questi sono mangiari antichi, eh? La mia pasta e fagioli è la migliore d'Italia. Ma questa porchetta da dove arriva? Sempre noi la facciamo. Se ti avanza la crosta, quanto è buona. Tua. Quanto è buona, è vero o no? Sì, davvero. Ora ciao ragazzi, buon lavoro. Ma noi oggi vogliamo presentarvi anche altri prodotti, come ad esempio il pane, che insomma è quello più semplice, però fondamentale, vero? Allora, Alessandro, tu sei un giovane? Sì, sì, sono io, sì. Siamo qua solo torinese. Abbiamo portato giù un po' di prodotti del luogo. Allora, intanto questi biscotti, ma che meraviglia, come li chiami? Sono gallette di qua solo. Fammene vedere un po', più che gallette sono delle gallone, sono enormi. E sono tradizionali. Pensa che colazione i nostri bambini. Questa ricetta di una signora del posto, che adesso non c'è più, e ce l'ha tramandata, aveva il mulino e faceva questi biscotti. Senti, ma questa, guardate a casa questa torta meravigliosa. Ma guarda, questa è proprio un'idea da rubare, perché è una crostata di pere, ma mi piace da morire come avete decorato questa crostata. Con tanta pazienza, tanta calma. Ci faccio assaggiare. È un modo, secondo me, molto semplice, popolano, ma che può ritornare di gran moda, vero? Sì, non le conoscono neanche più le crostate. Ma soprattutto questo modo così di riempirle, di coprirle. Bisogna coprire di frutta, se devono sapere di frutta. Che crostate sono, giusto. Allora, vedo da questa parte i formaggi, sono vostri o... Il peggio, sì. Sì, allora, sì. Parlo un po' con tuo... Signore. Chi è lui? È il mio vicino di casa. Ah, è il tuo vicino di casa.
vicino di casa, vicino di stalla, insomma, vicino di fattoria. Di tutto, brava, sì, ha detto la parola giusta, sì. Allora, posso darti del tu? Ma tu hai le mucche, c'hai gli animali? Sì, purtroppo, sì, di tutto, siamo vissuti lì. Dai miei nonni avanti, che sono lì nella Valle di Lanze, noi come stranome ci chiamano solo quei di Milano, Juan Milan, perché la nostra discendenza arrivava dalla Brianza. Poi hanno iniziato a fare i margari, poi è sempre andata avanti. E comunque la toma continua, ha sempre la sua storia. Continua. Questa toma è stata fatta su ai 2200 metri, latte intero, non scremato per niente, con caglio naturale. E buono, e viene quello lì, solo con sale. Allora senti, io vado di là perché voglio assaggiarla, ma soprattutto voglio far vedere a casa questi campanacci. Adesso poi piano piano dopo, perché giustamente siamo ancora sul formaggio. Certo che è bello stagionato, eh? Sì, sì, roba da questa primavera, la roba prima fatta che siamo andati su, perché la miglior toma che viene è la prima erba. Ah, ho capito, la miglior toma è la prima erba. Adesso vogliamo presentarvi anche la coda delle persone che invece mangeranno qui con noi, ovvero anche con Paolo Casto, che da tanti anni porta avanti questa grande iniziativa, questa grande manifestazione. Allora Paolo, ma sei contento? Perché tu sei un critico, sei un po' come un critico d'arte, non ti accontenti mai, ogni anno vuoi aggiungere qualche cosa in più. Non bisogna mai accontentarsi, bisogna sempre migliorarsi. Perché chi si contenta è finito, non c'è gusto. Noi con la trippa dobbiamo sempre migliorarci. Anno per anno dovrà diventare una fiera internazionale. Ma questa trippa piemontese, ovvero di Moncaglieri, è veramente unica in tutto il mondo, secondo te? Sì, quella, il rotolo di Moncaglieri è unico in tutto il mondo. Qualcuno cerca di copiarlo, ma lo copiano tutti male. Non sono capaci di copiarlo, a farlo come noi. Ecco, stiamo parlando in questo momento del famoso salame di trippa, che tu chiami anche rotolo, che tra l'altro ieri la nutrizionista ha confermato che non fa ingrassare, che non fa venire il colesterolo. Assolutamente, erano solo le vecchie idee delle signore che hanno paura, non le piace la trippa, allora dicono fa ingrassare, era un modo di evitarla, no? Diciamo così, ma la trippa assolutamente non fa ingrassare, infatti ieri la nutrizionista ce l'ha detto. Ce l'ha spiegato molto molto bene. Ecco, invece tornando a quella che è alle nostre spalle, guardate quanti vassoi qua, praticamente una catena di montaggio. Sì, ma, sì. Ma quanti vassoi, quante porzioni oggi diamo via? E oggi spero che passeremo le 3.000 razioni. Ecco, tu lo speri vivamente, perché dobbiamo ricordare... Sì, passiamo sicuramente. Dobbiamo ricordare che il ricavato di questa giornata va alla Fondazione Luca Casto. Luca era il tuo ragazzo, che non c'è più, però è un ragazzo molto intelligente che aveva già capito tanti anni fa che insomma questo prodotto doveva crescere in immagine. Doveva cambiare l'immagine del mercato. E allora insomma Paolo vuole portare avanti questa tradizione, noi ogni anno cerchiamo in memoria di Luca di fare una grande manifestazione, dunque grazie a tutte le persone che sono qua con noi perché lavorano per la Fondazione Luca Casto. Ciao Paolo, buona giornata. Grazie. Grazie per tutto quello che fai.